Salve, di base sono Mauro Simonetti e saranno uscite diverse serie quest'anno. Dahmer. Mangialo. Ah, gli Anelli del Potere? Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso con Massimiliano Gallo su Rai 1? Se lo togliamo sarebbe Forse, perché no? Mia mamma l'ha vista e ha detto che è carina, quindi. Ma siamo qui per parlare di un'altra cosa oggi, di quella che secondo me è una delle serie, se non la serie dell'anno, e di quello voglio parlarvi. Stiamo parlando di Questa serie è arrivata così, senza nessun tipo di hype, nessun tipo di aspettativa. È arrivata così, la gente l'ha vista, ha convinto e è qui per rimanere. Ed è il tipo di storia che mi piace di più seguire in assoluto. Di cosa parla The Bear? Il protagonista è uno chef italoamericano, uno chef che lavora nelle cucine più rinomate di tutto il mondo, a cui improvvisamente muore il fratello. Il fratello aveva in gestione una panineria che decide di lasciargli completamente in eredità. Quindi il protagonista cosa decide di fare? Di lasciare il suo mondo e dedicarsi full time in questa panineria per cercare non solo di riavvicinarsi al suo passato in questo modo, ma anche, ecco, di trasformare questo posto in un posto funzionale, pulito e capace di creare piatti, panini di altissima qualità. Ovviamente questa cosa viene percepita con distacco e sfiducia da parte di tutti i suoi colleghi, ma inizieranno a ricredersi e si creerà proprio una piccola e forte famiglia all'interno di questa panineria. Il che per me già di per sé è una premessa assolutamente interessante. A me piace molto, ecco, scoprire le storie che mi fanno andare in profondità all'interno di mondi professionali che sono molto distanti da me. Ad esempio, per quanto riguarda lo stesso mondo della cucina, un esempio può essere Ratatouille, ma possiamo prendere anche esempi come Whiplash, che ci fa vedere come funziona il mondo del jazz, anche se ovviamente in maniera molto molto enfatizzata, la serie TV The Newsroom, che invece ci fa entrare nella redazione di un telegiornale, o basti pensare anche solo a Better Call Saul, che ci fa capire come il mondo degli avvocati e della legge in generale sia un mondo molto complesso, sfaccettato e pieno comunque di insidie e sacrificio. Io non ho idea se lo showrunner provenga da questo mondo o se sia fatto semplicemente molto bene alle ricerche, ma ecco, da spettatore mi sembra di avere un'idea molto realistica di questo mondo. Un mondo abbastanza difficile, soprattutto quando puoi arrivare a livelli più alti. Anzi, più arrivi ai livelli più alti, più ci sono persone molto potenti che useranno proprio la loro potenza per schiacciarti il più possibile. Stilisticamente la serie è molto eterogenea, il che potrebbe essere percepita quasi come una critica all'inizio. La serie infatti inizia in medias res, come diremmo noi intellettuali di sinistra, ovvero inizia improvvisamente. Tu sei buttato nel bel mezzo dell'azione e quindi tu sei presentato a tutta una serie di situazioni, personaggi, anche visivamente, stilisticamente iniziano a succedere tutta una serie di cose tutte insieme, per cui tu rimani effettivamente un po' disorientato da quello che succede. Però basta arrivare effettivamente a fine episodio per capire che questo è il linguaggio della serie e che non è davvero una critica, anzi, forse con un inizio più classico la serie avrebbe avuto sicuramente meno impatto. Visivamente la serie è molto ben curata. La serie infatti ha continui cambi stilistici, come dicevo, vediamo inquadrature, camere a mano che seguono le persone in maniera concitata per il locale, o a volte invece inquadrature completamente statiche, ferme. E la fotografia riesce a dare un'omogeneità visiva a tutto, così che anche le cose più assurde, più strane che tu possa vedere, non ti sembreranno mai così strane, ma sono sempre funzionali a quello che sta succedendo. Ecco, la serie è molto brava nell'alternare momenti estremamente frenetici, magari ecco, proprio all'interno del lavoro arrivano mille ordini, bisogna parlarsi velocemente tra colleghi, bisogna capirsi, magari c'è un'incomprensione, problemi da risolvere, a momenti invece molto molto distesi, ecco, come dicevo, dove la telecamera è ferma e inquadra il volto di una persona che parla per minuti. E la differenza tra questi due momenti tu non la percepisci mai come, ecco, un errore o uno sbalzo o qualcosa di insolito, ma anzi, la storia procede ad un ritmo tale per cui ognuno di questi momenti ha la sua forza, ha il suo motivo di essere lì e ti rimane in un modo o nell'altro. Una menzione in particolare va a dei dettagli che potrebbero essere considerati come inutili probabilmente in qualsiasi altra storia, ma qui capite come hanno la loro importanza, ovvero il cibo, fondamentalmente. Abbiamo continuamente riprese, dettagli, magari di carne che viene preparata, salse che vengono cotte, cose che vengono tagliate. Ogni volta che tu vedi ognuno di questi singoli processi, sai
sembra sempre la cosa più buona del mondo, ed è proprio così perché sono tutti personaggi assolutamente capaci che preparano piatti straordinari, e tu questa cosa la senti e ti viene quel poco di friccicorio che vorresti mangiare tutto quello che vedi, e quindi cazzarola, bravi. Allora, premetto una cosa, io non conoscevo nessuno degli attori di questa serie, tranne un paio di personaggi secondari. Da quanto ho capito, il protagonista ha fatto tipo Shameless, qualcosa del genere, un altro ha fatto The Punisher, che avevo visto in realtà, ma avevo completamente rimosso. Quindi ecco, per far capire che io ho visto questa serie come se fossero tutte persone nuove, tutte facce nuove, e forse anche proprio per questo io mi sono immerso molto di più all'interno della storia, ho identificato molto di più i loro personaggi con i loro attori, e sono effettivamente tutti personaggi molto belli, molto caratterizzati. Anche il personaggio che compare, ecco, il lavapiatti, che compare forse per pochissimi secondi in tutta la serie e dice forse 6 battute, ma tu te lo ricordi perché ha una fisicità particolare, perché si esprime in un modo particolare, perché quando parla è perché deve dire qualcosa di importante fondamentalmente che gli serve sapere magari per quel suo momento professionale. Quindi questo, tutto il cast è memorabile e è bello proprio per questo, sono tutti personaggi che vengono da background e contesti molto diversi e in questa storia si concatenano sempre di più l'uno con l'altro per formare alla fine quella che è una vera e propria famiglia, in un certo senso, a volte funzionale, a volte disfunzionale, ma ecco, tutte persone che fondamentalmente vogliono unirsi e organizzarsi per fare qualcosa di buono insieme. The Bear è una serie che mi ha molto molto sorpreso, non tanto semplicemente per il discorso tecnico, che ci sta assolutamente, ma qui ecco, la tecnica è usata in una storia dove è veramente forte il cuore. Ecco, se c'è una parola che può uscire da tutta questa sorta di recensione è proprio cuore, è una serie con tantissimo cuore, che trasuda veramente da ogni aspetto tecnico, attoriale, di scrittura, qualsiasi cosa. La prima stagione di The Bear può essere trovata su Disney Plus, sono 8 episodi da 20-30 minuti l'uno, quindi scorre veramente via con una bellezza, ed è stata già confermata una seconda stagione, il che per me che sono un rompicazzo, non lo so, è una storia che effettivamente finisce, è una conclusione molto soddisfacente quella della prima stagione per quanto lascia spazio ad altro. Questo altro si spera che possa essere di uguale qualità, se non migliore qualità rispetto alla prima stagione, e vedremo, io sono sempre a rompicoglioni sulle seconde stagioni, vedremo, calma. Io sono Mauro Simonetti e